Hermann Göring, sindaco di Arezzo. Questa la frase di stampo nazista che è comparsa nel sottopasso di Via Veneto ad Arezzo, una scritta che ovviamente non è passata inosservata. Credo che chi scrive queste cose non sia neanche da prendere in considerazione, se non per chiamarlo e fargli riverniciare tutto quello che ha sciupato. Un messaggio lasciato da ignoti con una bomboletta spray nera sul muro che appunto inneggia al gerarca nazista, braccio destro di Hitler. Penso che sia chiaro che già in Germania, ma insomma in tutto il mondo, quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale sia un crimine contro l'umanità, e quindi penso che, così come hanno cancellato tante altre scritte, tra l'altro una dedicata tra l'altro a un gol che fece, uno storico gol di Arezzo, no? Hanno cancellato quella, penso che sia il caso di cancellare anche questa, ecco. Graffiti in chiaro stampo nazista in cui si auspica di averlo alla guida della città. Göring è stato luogotenente di Adolf Hitler, uno dei principali sostenitori di tutti i crimini nazisti. La scuola è cambiato un po' tutto, pertanto si dà più priorità a determinate cose che ad altre. Alla storia forse molto probabilmente ne la diamo meno, e io vedo tanti giovani che purtroppo non conoscono la storia, non conoscono tante cose. Quando si consegnò agli alleati venne condannato a morte nel processo di Norimberga, fu riconosciuto colpevole di aver pianificato, iniziato ed intrapreso guerre d'aggressione e di aver commesso crimini di guerra e contro l'umanità. Si suicidò alla vigilia dell'esecuzione. Soprattutto anche le correnti che stanno nascendo negli ultimi tempi del neofascismo, il neonazismo, sono preoccupanti, quindi sicuramente questo non aiuta.